Dopo lo scandalo Weinstein, Selvaggia Lucarelli attacca ancora Asia Argento e svela i foto, video. Il caso Weinstein continua a far rumore. In Italia, sono le dichiarazioni di Asia Argento ad essere al centro del mirino di critici e giornalisti, in particolare da Selvaggia Lucarelli. Dopo lo scoppio dello scandalo, la figlia di Dario Argento ha rivelato di essere stata anche lei violentata dal produttore, con il quale ha poi continuato ad intrattenere rapporti per i successivi 5 anni per paura di veder distrutta la propria carriera. È la Lucarelli a rincarare la dose dopo un primo messaggio, nel quale scriveva apertamente contro l'attrice: vai a letto con un bavoso potente per anni e non dici di no per paura che possa rovinare la tua carriera. Legittimo. Frigni 20 anni dopo su un giornale americano raccontando di tuoi rapporti da donna consenziente, tra l'altro avvenuti in età più che adulta, dipingendoli come abusi. Meno legittimo. Ma stavolta la blogger è andata a scavare più a fondo, risalendo ad un caso di diversi anni fa, riguardante Roman Polanski. Il regista fu accusato di aver stuprato una ragazzina di 13 anni e condannato al carcere. Nel corso di una lunghissima storia processuale, diverse star di Hollywood firmarono una petizione in suo favore. Chi non poteva mancare all'elenco? Ma Asia Argento, ovviamente. Nel 2009 Asia Argento firma la petizione pro Polanski, stupratore di 13 anni, ha scritto la Lucarelli assieme a Cancelletto, Weinstein e altri. Noi che abbiamo delle perplessità sul suo racconto, relative alla sua relazione consensuale lunga 5 anni, facciamo apologia dello stupro. Però, sia chiaro, le petizioni a favore di uno stupratore non le firmiamo. Una nuova polemica, dunque, alla quale tuttavia non mancano già pareri controversi da parte dei fan. C'è chi accusa la Lucarelli di mettere in atto del bullismo nei confronti di Asia Argento e chi cerca di fare un distinguo tra il caso Weinstein e quello Polanski, poi perdonato dalla vittima. Ancora una volta, sul web imperversa una guerra a suon di post. Chi avrà ragione? La Argento o la Lucarelli?